E questo è il mondo intorno in diretta su Padre Pio TV quando sono le 11:23. Oltre la porta per ritrovare l'infanzia. Questo è il tema della 26ª giornata bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, dell'indifferenza contro la pedofilia. Abbiamo il piacere e l'onore di essere collegati questa mattina con il fondatore e presidente di Mater Onlus, Don Fortunato Di Noto. Buongiorno Don Fortunato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità. Una giornata che è stata presentata lo scorso 22 aprile alla sede nazionale di Mater, che si trova ad Avola in provincia di Siracusa. Tantissime le iniziative da ieri fino alla prima domenica di maggio. Don Fortunato, qual è il senso di questa giornata? Ma il senso di questa giornata non è certamente soltanto commemorare. Noi non vogliamo commemorare le violenze. Noi vogliamo invece rilanciare, sostenere, affinché nel sostegno e nel rilancio ci sia un impegno costante, permanente da parte di tutti nei confronti di un'infanzia che è vessata, dimenticata. C'è anche dietro tutto questo una grande indifferenza. E queste giornate che ormai sono 26 anni presenti nella nostra memoria, ma l'impegno di mettere, non soltanto di mettere, dovrebbe vedere una maggiore attenzione. La fortuna è che abbiamo avuto già da ora tanti appoggi, tanti messaggi, cito quello del Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, o del Cardinale Iudice, ecco, dall'Arcivescovo di Siena, come tanti altri decine di vescovi che hanno coinvolto le comunità, non soltanto le comunità, ma anche associazioni, scuole, ecco, università, che fanno di tutto per riflettere, per cercare di approfondire, per cercare di dare una possibilità nuova, sempre nuova, al dramma dell'infanzia che abbiamo nel mondo, ma anche che abbiamo magari sotto casa, vicino casa, senza che ce ne rendiamo conto. Ecco, una giornata che va, potremmo dire, dal 25 aprile al 1 maggio, appunto con una serie di iniziative all'Italia e all'estero. Il tema che avete scelto per quest'anno è Oltre la porta per ritrovare l'infanzia. Don Fortunato, dopo un abuso, dopo una nefandezza, è possibile ritrovare l'infanzia? È possibile ritrovare la vita? La vita è certamente uscita. Papa Francesco, 15 maggio scorso, quando ci ha convocati nell'udienza a Sala Clementina, ha detto una frase fortissima, intensa: l'abuso è un omicidio psicologico, si distrugge la vita di una persona, la vita di un bambino, la vita di una persona fragile e vulnerabile. Evidentemente questa uccisione, questo omicidio richiede innanzitutto una porta che si deve aprire, quindi il senso dell'accoglienza, dell'ascolto, della protezione, il senso profondo dell'accompagnamento affinché possano essere guarite le persone, ma oltre che guarite anche risorse. In fondo dall'abuso alla risurrezione è possibile questo cammino nuovo, pasquale, e credo che attraverso i centri di ascolto di Medere, come attraverso anche tante opere che sono presenti nella Chiesa e non solo nella Chiesa, sicuramente possono dare un maggiore sostegno, una maggiore speranza, perché si può convivere con l'abuso anche se non si dimentica l'abuso, si può stare a vivere insieme, ecco, nel dolore, ma in un dolore redento, un dolore salvifico. Ma certo questo è possibile nel momento in cui sono persone, uomini e donne, che abbracciano, accompagnano con grande tenerezza, ecco, la vita delle persone, soprattutto immaginate dei bambini che vengono abusati in tal senso. Diamo questa indicazione per gli amici di Palermo. È confermata questa sera la fiaccolata a Palermo, Don Fortunato? Sì, è confermata a Piazza Politeama, si può partecipare, ci sarà la presenza dell'arcivescovo e quindi poi un invito rivolto a tutti, a una semplice fiaccolata, ma ovviamente anche in questo caso l'impegno a far sì che le fiaccole, la luce, possa diventare una luce permanente per tutti. Vogliamo ricordare anche il sito della vostra associazione, Don Fortunato, per trovare materiale, come aderire, perché ricordiamo che l'impegno di Mater non è limitato a questa settimana, ma lavorate 365 giorni l'anno.
il sito associazionemeter.org, lì potete trovare tutta la sezione della giornata bambini vittime, trovate manifesti, trovate anche la preghiera che sarà recitata il 1º maggio in tutte le parrocchie che aderiscono ovviamente a questa iniziativa. Attendiamo come ogni anno, da tanti anni, il saluto speciale del Santo Padre che ci permetterà ovviamente di ulteriormente camminare in comunione con lui, lui che è stato assieme a Benedetto XVI veramente promotore di una grande riforma della protezione dei bambini e credo che questo fa anche la differenza. Abbiamo avuto anche il patrocinio della Camera dei deputati, ecco, come vedete c'è tutto un coinvolgimento. Del resto la giornata bambini vittime fu la prima che fu istituita in Europa, nel mondo, in Italia, ecco, dalla semplicità, ecco, nascendo in una parrocchia, cogliendo le esigenze dei bambini. E noi la ringraziamo di cuore per essere stato con noi, per averci dedicato il suo tempo. Grazie davvero, Don Fortunato, per quello che fa ogni giorno accanto e per i più piccoli. Grazie a Grazie. voi e mi affido all'intercessione di Padre Pio, ecco, credo che abbiamo tanto bisogno della sua intercessione, della sua vicinanza e preghiera. Assolutamente, una preghiera e un saluto affettuoso da San Giovanni Rotondo. Grazie a Don Fortunato di Noto per essere stato con noi a Il Mondo Intorno. A proposito, di preghiera, quando sono quasi le 11:30, linea alla regia per la Santa Messa. Il Mondo Intorno ritorna come sempre domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti e buona preghiera.